tutti, come anticipato nella scorsa puntata, oggi si cucina. Questa cucina messicana speziata è una cucina molto particolare e prende fuoco tutto dopo che viene messo sul gas. Ora faccio così, mi riprendo tutto. Ieri sera sono stati a cena da me, Dalila e Jessica, e ho preparato per loro minestra di verdure. Arrosto di vitello. Quanto più dietetico possibile. Ora vado così, è troppo che aspetto. Nella pentola a pressione abbiamo messo l'arrosto insieme a l'olio, una cipolla, un po' di sedano, carote. Si dovrebbero mettere, la ricetta non lo prevede, se non le mettiamo uguali. Ti ricorderai di me quando sarò lontano. Adesso facciamo rosolare un pochettino l'arrosto. Come si è abbrustolito, aggiungiamo i dadi vegetali rigorosamente, vino, acqua, chiudiamo e per un'ora e mezza, ciao ciao. È praticamente pronto. Io adoro cucinare, soprattutto mangiare, infatti si vede. Non ho un piatto preferito, ma mi piace accontentare i gusti dei miei invitati. Contemporaneamente preparerò il minestrone. Ognuno lo può fare come vuole. Basta comprare le verdure fresche, tagliarle e metterle, farle bollire tutte insieme con i sapori che preferisci. Cipolla, fagiolini, dieta, patate, poche. E parto da qui, dentro me ti cercherò. E parto da qui, dentro me ti troverò. E parto da qui, rivivrai e rivivrò. Io parto da qui. Controlliamo. Pare pronto. Tra un po' andrò ad affettare il rollè. Tutte le verdure che abbiamo messo all'inizio per fare quel finto soffritto. Adesso aggiungo un po' di acqua e faccio le frullo per fare il sughetto che poi accompagna il rollè. Spesso chiamo mia nonna per farmi passare delle ricette, ma nonna Paola è imbattibile in cucina. Un po' rossiccio dentro, poi ripassiamo in padella. E fra un secondo serviamo a tavola. Buon appetito da Valerio e Patti, è tutto. Al prossimo martedì. Ci vediamo alla prossima puntata del T-Blog. Ciao! Codice 24. Rimane imbattibile! Codice 24.